Un saluto da Matteo Cantile, ben trovati a Salute e Sanità, il nostro appuntamento dedicato alla salute e al benessere. Oggi parliamo di celiachia. Lo facciamo con la dottoressa Susanna Neuhold, ben trovata, che è responsabile food di AIC nazionale. L'AIC è l'Associazione Italiana Celiachia. Vicino a lei c'è la dottoressa Ilaria Masia, che è presidentessa di AIC Liguria. Ben trovate entrambe. Parliamo di celiachia. Già abbiamo, diciamo, cominciato ad affrontare più volte il tema della celiachia, ne sappiamo molto. Durante il Festival della Scienza ci sarà un'iniziativa, dottoressa Neuhold, che è destinata al grande pubblico, cioè anche magari a chi celiaco non è, ma che deve forse farsi un'idea più precisa di quelle che sono le difficoltà anche di avere questa condizione, quindi di trovarsi in questa condizione fisica, e naturalmente di parlare soprattutto di questa famosa dieta senza glutine, di cui parlano un po' tutti, spesso forse sarà d'accordo con me anche un po' a sproposito. Ha proprio ragione, effettivamente è proprio così. Oggi di dieta senza glutine si sente tantissimo parlare, ma spesso le informazioni che sentiamo in giro, che ci vengono riferite, che leggiamo anche sulle riviste, sono spesso non corrette. Innanzitutto bisogna ricordare che la dieta senza glutine è una dieta rivolta a chi soffre di celiachia, quindi non è una dieta per tutti, perché normalmente una persona non ha problemi con il glutine ed è una sostanza che può essere assolutamente consumata da chi non soffre di celiachia. L'altra cosa importante da ricordare è che la dieta senza glutine non è una dieta così limitativa come può apparire. In realtà gli alimenti senza glutine sono tantissimi, sono quelli dell'alimentazione mediterranea, se escludiamo chiaramente il frumento e i suoi derivati, e quindi è una dieta che può essere ricca, varia e assolutamente equilibrata e bilanciata. Sì, e anche quindi soddisfacente, no? Allora ci sono alcuni cibi che fanno parte del nostro orizzonte culinario, tipo la pizza, che magari deve essere gestita in modo diverso rispetto a quella degli altri. Però un bel risotto, per esempio, si mangia volentieri ed è gustoso e assolutamente legato. Ci sono tante difficoltà, però, nel senso che poi ne parleremo, ma insomma trovare il ristorante giusto, perché il prodotto senza glutine non deve essere contaminato da prodotti con glutine, quindi c'è proprio un problema anche di spazi di alcune cucine che non possono lavorare in entrambe le circostanze. E poi magari anche il non sapere i costi anche di alcuni prodotti sostitutivi, che sono un po' elevati a causa anche della ridotta domanda, no? Queste sono un po' le difficoltà. Assolutamente. Maggiori. Il problema principale della dieta senza glutine è la contaminazione, quindi al di là di escludere il glutine come ingrediente, bisogna prestare determinate attenzioni, dalla scelta del prodotto al supermercato, a quando ci si reca in un ristorante, a quando si prepara il pasto a casa. Bisogna stare attenti a non contaminare anche con piccole tracce di glutine gli alimenti che prepariamo, e quindi da lì nascono poi tutte le difficoltà a cui lei accennava, e anche effettivamente l'alto costo dei prodotti, che è dettato in gran parte proprio dal fatto che nella produzione di questi alimenti bisogna avere delle accortezze particolari che fanno effettivamente lievitare i costi, uniti al discorso che diceva lei, che essendo ancora un mercato di nicchia, ovviamente celiaci sono l'1% della popolazione, quindi una piccola parte di essa, non, chiaramente i prezzi sono più alti. Certo. E quindi stavo riflettendo sul fatto, ora sappiamo che c'è anche una certa moda, no? Del senza glutine, qualcuno lo fa anche senza motivo, probabilmente perché non gli faccia male, però insomma lo fanno senza grande ragione. Forse questo potrebbe essere un vantaggio alla lunga per i celiaci, perché se siamo di più a mangiare senza glutine i prodotti potrebbero calare di prezzo, ma insomma al di là di questo. Sì, diciamo che in linea teorica questo potrebbe essere vero. In realtà laddove questo già avviene, pensiamo agli Stati Uniti, dove purtroppo spesso importiamo anche aspetti negativi, non solo positivi, i prezzi non si abbassano, cioè anche se c'è una moda molto forte, negli Stati Uniti questo è molto, molto evidente, in realtà i prezzi non scendono, anzi a volte possono anche salire. Si arriva al paradosso che molte persone che non hanno bisogno di mangiare senza glutine mangiano senza glutine, o meglio appunto lo fanno per moda, e poi invece ci sono tante persone che avrebbero bisogno e non sanno di essere celiache, perché sappiamo che i dati sono da questo punto di vista non molto lusinghieri, nel senso che si attende un numero molto più elevato di celiaci rispetto a quelli che realmente sono, al di là associati ad AIC, ma in generale che sono considerati tali dalla medicina italiana. Dottoressa Masia, AIC, insomma, no? Sappiamo che intanto sentirsi parte di un gruppo è sempre meglio che essere soli, e poi bisogna
essere veramente forti talvolta, no? Fare un po' di lobby. A me piace questa parola, gli italiani non la capiscono sempre bene, credono che sia una cosa di burocrati pericolosi. In realtà fare un po' di lobby vuol dire dare una mano ad un gruppo di persone, sentirsi parte di un gruppo e cercare di perorare la loro causa. Ma in questo AIC Liguria ha lavorato sempre e continua a lavorare molto con le istituzioni. Noi abbiamo collaborato per esempio con la Regione Liguria, dove è stata normata proprio tutti gli aspetti collegati alla celiachia, e per esempio stiamo chiedendo sempre alla Regione la famosa dematerializzazione dei buoni, cioè il trasformare il buono cartaceo che ad oggi hanno i celiaci per acquistare i prodotti inseriti nel registro degli alimenti in una tessera magnetica, in un buono digitalizzato. Per questo ci permetterebbe di raggiungere quella normalità di vita che vorremmo che le persone celiache avessero, e che permette di fare la spesa in tutti, certo, anche nella grande distribuzione. E questo potrebbe essere invece un modo, oltre che per far risparmiare la sanità pubblica, anche per abbassare, certo, i prezzi dei si può passare oltre anche allo smartphone senza neanche la tessera magnetica. Ce l'abbiamo una tessera magnetica in tasca, che è il telefonino, che si può, esatto, usare, no? Esatto. In molte regioni questo funziona già, e funziona molto bene, e quindi stiamo cercando di chiederlo anche per la Liguria. Certo, il vostro lavoro è anche quello di intanto di costruire la consapevolezza, ma anche per esempio sui tanti ristoranti che, sì, applicano il bollino del senza glutine, di verificare che poi sia davvero così. Esatto. Magari su questo sensibilizziamo bene, no? Non è una stupida... A volte, all'inizio, quando è uscita la celiachia, no? Io sono giovane ma abbastanza vecchio da ricordarmi le prime volte che si sentiva parlare di questa cosa. Ma quante menate, ma cosa vuoi che sia, no? Mangia un pezzettino, sì, c'è stato qui il panino, ma adesso mangia tu senza problemi. Invece non è così. A Salute e Sanità abbiamo approfondito con professionisti, con medici che ci hanno spiegato che non è così, non è colpa né mia né delle dottoresse, funziona così, e quindi bisogna essere molto ligi a questo aspetto, perché sentirsi male per niente non ha senso, no? No, assolutamente. I locali devono essere adeguatamente formati. In Liguria sono circa 150 i locali che fanno parte del nostro network, come diceva lei prima, che hanno il bollino di alimentazione fuori casa di AIC, e questi locali seguono prima un corso teorico, poi una parte pratica con uno chef che dà anche dei consigli proprio sulla manipolazione degli alimenti senza glutine, certo, che necessitano di alcune accortezze, e poi addirittura noi andiamo nei locali proprio per impostare una gestione del senza glutine corretta, e una volta all'anno circa i nostri volontari vanno a fare un sopralluogo molto approfondito proprio per evitare i rischi, certo, di contaminazione e per permettere ai celiaci di sentirsi sicuri quando mangiano fuori, certo, perché è evidente che questa terapia, che consiste nella dieta, ha una ripercussione sugli aspetti sociali della vita delle persone, per cui se la persona non si sente sicura, non mangiare fuori può essere un problema. No, andare a cena in un ristorante può essere, sì, in effetti difficile, no? per un celiaco. E quindi il fatto che ci siano dei posti sicuri e protetti, garantiti da un'associazione seria come la vostra, è sicuramente un grande vantaggio. Andiamo a capire quali sono, diciamo, le cose particolarmente migliorate, poi andremo anche agli aspetti negativi, ci saranno, non sarà tutto rose e fiori, ma insomma, quali sono, dottoressa Neuhold, i miglioramenti, le cose che sono cambiate a vantaggio dei celiaci in questi ultimi anni? Beh, diciamo che rispetto a quell'epoca di cui ci parlava, in cui di celiachia si cominciava a parlare, e proprio iniziava a conoscere a livello di popolazione generale, è aumentata certamente una conoscenza diffusa della patologia. Abbiamo delle pietre un po', se vogliamo definirle, miliari in Italia, che è all'avanguardia in tema di celiachia. Per esempio, noi abbiamo una normativa, una legge nazionale del 2005, la legge 123, che ha proprio inquadrato tutti quelli che sono i diritti a cui hanno accesso le persone che hanno la celiachia. Per esempio, il pasto senza glutine nelle scuole, negli ospedali. Questo è un diritto a cui hanno accesso tutti i celiaci, e è un caso unico nel mondo di avere una norma che obbliga tutte le mense delle strutture pubbliche a garantire il pasto senza glutine al celiaco. Certo.
Questa legge ha individuato anche altri elementi, per esempio la formazione della classe medica, la formazione dei ristoratori, quindi azioni volte sia a far emergere le diagnosi, perché abbiamo sempre il problema delle diagnosi, parlavamo prima. Spiegati perché, perché onestamente io vedo medici tutti i giorni e li vedo bravissimi, no? Li vedo preparati, perché non si riesce a capire che questo, non so, mal di pancia ricorrente può essere legato anche Ma, a questo? Diciamo che i fattori concomitanti fondamentalmente sono due. Il primo è che spesso la celiachia non dà sintomi così evidenti. Quindi il classico mal di pancia può facilmente far pensare alla celiachia, ma ci sono altre patologie o comunque disturbi, per esempio penso all'infertilità, quindi un'infertilità femminile di cui non si trova la causa può essere dovuta alla celiachia. Qua chiaramente è più difficile ipotizzare questa patologia ed è per questo che tante persone arrivano alla diagnosi dopo tanti anni e ancora abbiamo 2/3 della popolazione celiaca che non sa di esserlo. Esatto. Quindi è molto importante che tutte le specialità mediche, non solo i gastroenterologi, oppure è molto importante che i medici di medicina generale, di fronte a sintomi anche molto diversi, come un'osteoporosi, un'anemia, possano comunque ipotizzare una celiachia e far fare i famosi test che poi portano facilmente a scoprirla. Non c'è dubbio. Però, diciamo, ci sono cose che sono migliorate molto e qui stiamo parlando a livello normativo anche, no? Quindi una sensibilità delle istituzioni, della classe politica alle istanze dei celiaci, questo è molto importante. E invece, dottoressa Masia, facciamo anche dalla parte negativa, ci sarà sicuramente ancora qualcosa che non va. Non tutte le sfide sono state vinte, la normalità non è ancora esattamente alla portata di tutti, il poter uscire e mangiare dappertutto, questo non è ancora possibile. E mi riallaccio anche a quello che dicevamo prima, la moda del senza glutine in questo senso è negativa per la persona che veramente deve seguire la moda, perché ci si trova di fronte anche nei ristoranti a offerte di prodotti, di pasti senza glutine, non assolutamente preparati con le dovute cautele, e viene banalizzato un problema che per il celiaco è un problema di salute, di terapia salvavita. Non solo, ma anche il fatto che così tante persone, si parla in Italia 6 milioni di persone seguono la dieta senza glutine non dovendola seguire e spendendo 100 milioni di euro in prodotti senza glutine non necessari e anzi talvolta neanche salutari per loro. Questa cosa impedisce proprio le diagnosi, come dicevamo prima, perché per essere diagnosticati è necessario assumere glutine e il fatto di eliminarlo senza avere la certezza di essere celiaci impedisce di scoprire se l'eventuale malessere sia da correlare effettivamente a una celiachia o no. E questo è uno dei problemi, poi è chiaro che insomma forse il paradiso del celiaco non ci sarà mai, nel senso che è difficile che tutti quanti i ristoranti possano attivarsi, che tu entri in un qualsiasi pizzeria, eccetera, e possa avere un prodotto adatto al senza glutine, quindi al celiaco, perché ovviamente questo forse sarebbe chiedere troppo, però diciamo che probabilmente sensibilizzare, far capire che c'è anche per il ristoratore stesso, io faccio il ligure, ma c'è anche un business dietro, no? Perché comunque il celiaco deve mangiare da qualche parte, no? Quindi sapere che lì davvero, poi c'è il passaparola, il mio amico è andato, mi ha spiegato che lì si mangia bene, non ci sono problemi, è sicuramente un vantaggio anche per il ristoratore. Certo, ma tra l'altro i nostri locali vengono anche promossi, diciamo, attraverso un'app che funziona in tutta Italia, per cui vale sia per tutti i celiaci, anche per i turisti, per cui chi ha problemi di mangiare senza glutine può cercare il ristorante che aderisce ed è al molto nostro diffusa, ed è molto ed diffusa, è molto funziona, diffusa. Questo è molto importante. Allora, Festival della Scienza, perché avete scelto questo appuntamento, che è naturalmente un appuntamento importante di divulgazione scientifica, in questo caso appunto si parla di divulgazione scientifica legata alla celiachia, quindi alla necessità del mangiare senza glutine ad un pubblico che è il più vasto possibile. Ma diciamo che essendo la sede nazionale a Genova, la sede nazionale dell'Associazione Italiana Celiachia è qui, è stato naturale pensare a partecipare a questa importantissima manifestazione nazionale. L'anno scorso peraltro abbiamo partecipato con AIC Liguria con dei laboratori per bambini che hanno avuto un buon successo. Quest'anno abbiamo pensato a un'iniziativa invece rivolta più al pubblico adulto dai 16 anni in su.
e che vuole proprio parlare di celiachia in maniera da diffondere quelle corrette informazioni che appunto troppo spesso non troviamo poi nei media e in generale. Quindi parleremo di, vogliamo approcciare la celiachia dal punto di vista un po' tecnologico, quindi vedere come la tecnologia, le nuove scoperte scientifiche impattano poi nella quotidianità delle persone, in questo caso le persone che hanno la celiachia. Quindi andremo a vedere con esperti di fama internazionale alcuni elementi peculiari, come per esempio le analisi chimiche, come si sono sviluppate questa tipologia di analisi che va a identificare il glutine presente negli alimenti e come questo poi impatta, perché per esempio il limite per definire un alimento senza glutine negli anni è sceso proprio perché è stato possibile migliorare le tecniche di analisi e quindi andare a individuare anche quantitativi molto piccoli di glutine. Questo non solo tutela la salute dei celiaci, ma aiuta anche le aziende o i ristoratori che vogliono fare pasti senza glutine, perché hanno gli strumenti per andare a misurare il glutine che è potenzialmente presente e quindi controllarlo, gestirlo, gestire questo pericolo. Parleremo anche di tecniche per deglutinare gli alimenti. C'è un intervento molto interessante del professor Gobetti che ci parlerà di come il pane, come si faceva una volta, quindi il pane a lunga lievitazione, utilizzando dei pool batterici specifici, può portare a una degradazione del glutine. Ovviamente sono tecniche che si possono applicare in industrie con accorgimenti particolari, non è qualcosa che si può fare a casa. Però effettivamente ci sono aziende che hanno brevettato e specializzato questa procedura e riescono a produrre un pane che parte in parte da farina di frumento. Quindi alla fine Okay. Si ottiene un pane senza glutine che ha ancora l'aroma del frumento, e quindi sono aspetti che poi impattano tanto sulla vita delle persone, perché Certo. Ti permettono di avere un prodotto senza glutine di qualità con quel ricordo di quell'alimento che è l'alimento della riscopre, vita per eccellenza. Si riscopre un po' il sapore di quello che si è perduto a causa appunto di una patologia, esatto, che ovviamente da questo punto di vista è limitante. Masia, chiudiamo con lei. Quali altre iniziative avete in programma? C'è molto fervore. Poi insomma, in effetti Genova e Italia sono un po' la stessa cosa nel campo Sì. Della celiachia, perché insomma, di solito le sedi sono tutte a Roma o a Milano, invece meno male abbiamo anche a Genova qualcosa di importante a livello nazionale. Assolutamente sì. Noi stiamo lavorando alacremente al nostro evento annuale che ci sarà a febbraio e che è rivolto ai nostri associati, è un punto di incontro ma è aperto a tutti, possono partecipare tutti i celiaci. Sarà una giornata in cui avremo degli esperti, dei medici, quest'anno cercheremo di avere un esperto dagli Stati Uniti che verrà a raccontarci un po' le novità oltreoceano, e anche iniziative ludiche, iniziative di show cooking, corsi di cucina, corsi per bambini, iniziative più sociali, più ludiche. Certo. E accanto a questo grande evento stiamo comunque mettendo in campo per esempio dei corsi di cucina che vanno dalle tecniche di panificazione più base a corsi più particolari come può essere un corso per bambini o il cake design. Una iniziativa che è partita da poco e che mi sta particolarmente a cuore non è un'iniziativa di attività, ma è un'iniziativa, chiamiamola così, di ascolto, perché abbiamo visto che lo scenario è molto cambiato e noi abbiamo 1700 associati ed è un po' difficile a volte interagire con tutti loro, per cui abbiamo lanciato questo programma che è La Ciliguria che vorrei, chiedendo proprio a tutti gli associati di comunicarci quali sono le nuove esigenze in relazione alla nuova realtà che stiamo vivendo, suggerimenti e perché no anche critiche, perché se sono costruttive noi le apprezziamo molto, per riuscire poi a progettare una nuova assistenza e una nuova vicinanza con gli associati e con i celiaci in generale. Abbiamo anche creato una mail che è scrivialpresidente@aiciliguria.it e chiunque voglia scriverci e proporre idee o suggerimenti sono bene accetti. E invece il sito internet? Il sito internet www.aiciliguria.it, abbiamo anche una pagina Facebook, un account Twitter e anche una pagina Instagram. Siete super social. Cosa fa delle foto ai manicaretti?
Eh beh, insomma, tutti siamo dappertutto, no? In questi mondi, e giustamente è giusto dialogare, lì ci sono le persone. Grazie, grazie mille alla dottoressa Susanna Neuhold, che è la responsabile del food per AIC Italia, grazie alla presidentessa di AIC Liguria, Ilaria Masia, grazie dottoressa, grazie di essere stati con noi, grazie anche a voi, ci vediamo naturalmente alla prossima puntata di Salute Sanità.